è una grande nuova, una importantissima per quanto riguarda la fotografia cinematografica, il grande Vasco Giurato. Ecco, mentre salgono il regista e gli altri, ecco, avete avuto delle schede all'entrata, perché questo film sarà sottoposto al test screening, perciò una particolarità di Tracker's Film Fest: il pubblico diventa protagonista, scrivere liberamente il proprio giudizio, le proprie opinioni, cosa vi piace, cosa non vi piace. Mi raccomando, fatelo, perché è molto importante questo poi ai fini della valutazione generale del film. Ecco gli schierati. Iniziamo con Bruno Coletta. Allora, insomma, un affresco dell'Italia dei più divertenti, devo dire, anche grazie alla complicità di tanti attori. Sì, innanzitutto alla presenza del film di quattro artisti d'arte contemporanea reali, sono un americano, Marco Stabi, un danese, Dostan Kirchhoff, un cinese, H. Lindman, e un polacco, Christoph Benghazi. E il film parla, sì, dell'Italia, racconta un po' l'Italia, però vista dagli occhi di questi quattro protagonisti, di questi quattro artisti, che hanno come un comune denominatore il fatto di essere stranieri e di vivere in Italia. Quindi l'Italia vista attraverso gli occhi e la sensibilità di questi quattro visionari, sono quattro artisti molto diversi fra loro, che abbiamo scelto con l'aiuto di Achille Bellurva, che recita anche il film, dandoci qualche emozione. E questi quattro artisti seguono quattro trame di pura fantasia, che però raccontano la vita di un artista d'arte contemporanea, con tutte le, diciamo, le piraterie, le disinibizioni di questo circo gioioso dell'arte contemporanea, che a volte viene vissuta con tristezza, con soggezione o con sufficienza, mentre invece è un gioco, io ho cominciato teatro, che ho sempre utilizzato l'arte contemporanea in tutti gli spettacoli teatrali, creando un cortocircuito, un contrasto tra la prosa, il sottoconversare della prosa e il grido gioioso di questi mascalzoni geniali. E c'è da dire una cosa fondamentale, che al di là dell'opera dell'artista, quello che è fondamentale nell'arte contemporanea è il percorso. Questi percorsi sono, credo, molto divertenti da scrivere. Noi li abbiamo sollecitati attraverso, diciamo, delle trame scritte che loro hanno recitato con attori, poi ovviamente professionisti, cioè, ce ne sono tanti, insomma, c'è Davide Sforza, c'è Nino Frassica, c'è Rocco Papaleo, c'è Lina Sastri, sarei bravissimo. E ci sono degli attori polacchi, perché il film è una coproduzione Italia-Polonia, quindi c'è diversi studi. Io dico sempre male i polacchi, in Bardermann ce ne stanno due o tre, non mi chiedo se ne vanno dieci studi, un grande attore e regista polacco. E Angelo Bassi è stato molto contento di vedere questo film, assolutamente. Sì, adesso comunque lui è stato molto sintetico, io adesso vi racconto tutto il film. Ci segniamo. Mezz'ora di tempo, no, state tranquilli, no. Comunque è stata un'esperienza per me molto bella, il film è durato quasi un anno, abbiamo avuto delle riprese non continue a seconda della disponibilità degli artisti, degli attori, delle location, adesso poi lo vedrete. Sono molto contento, che mi abbiate invitato a questa serata, che per noi è un test, il secondo test, perché il film è un mese fa, ho partecipato al Festival di Montreal, con degli esiti molto positivi. Comunque, se vedete il film che vi piace, parlate. Se non vi piace, fate il film che non vi do a nessuno. Vi ringrazio di essere qui e di dare le vostre opinioni. Grazie. Oh, tra l'altro, scusa, prima di Vasco, ci dirà poi la verità, Vasco, quello che dice, le cose come stanno. C'è Marco Tornese in sala, forse vorrebbe dire che è un attore di teatro, che lavora con me, forse. Sì, sì, Marco Tornese. Grazie anche a Marco Tornese, che è il attore del film, anche di Nino Frassica, di
a Roma, lasciamo la parola a Blasco Giurato, perché non si può applaudire così. Blasco Giurato è un motivo di orgoglio italiano, perché è uno dei più grandi attori della fotografia cinematografica. Ha lavorato per 5 anni insieme a Coronatore, ci hanno fornito un Oscar al miglior film straniero per il cinema Paradiso, ma tanti tanti altri. Tutto questo è Blasco Giurato. Beh, prima di tutto salute a tutti. Quello che dice Bruno, che mi racconti l'esempio delle cose esatte, Bruno per me rappresenta quella rara perla nel cinema italiano che è l'improvvisazione, l'intelligenza e l'adattamento al cinema. Io ho conosciuto Bruno parecchi anni fa in un film che è diventato un cult, che si chiamava Ammi con Moana Pozzi. Piccolo episodio, io devo girare della pubblicità con Fellini, mi rintracciò in questo piccolo paese la mattina alle 6:30, io svegliato, sono Federico, diceva Federico, rompete per uno schermo, no, sono io, che stai facendo? E sto facendo un film con Moana Pozzi, pornografico, dice no, la pornografia si sente solo, peccato. Quindi Bruno per me rappresenta veramente ogni volta abbiamo girato un paio di film insieme, poi ci conosciamo, rappresenta sempre un'esperienza straordinaria, perché oltre ad essere un gran talento c'è sempre un'avventura meravigliosa nei suoi film, nella realizzazione dei suoi film. Quindi è stato un piacere per me, come diceva il nostro produttore, il film è durato parecchio, anche secondo la mia disponibilità, mi hanno detto, stai girando, c'è un'altra aspetto e facciamo questo piccolo episodio, e quindi è stata una lavorazione molto molto lunga, e devo dire però i miei partner fotografici, che ho lasciato, che sono stati bravissimi, il risultato lo devo dire. Grazie a tutti. Saluto la parte tua, insomma, come è andato a coordinarti con tutta questa squadra fantastica, un po' folle anche? Sì, sì, molto folle. No, è stata una bellissima esperienza, lunga, divertente soprattutto. Poi abbiamo messo fuori un personaggio che poi hanno, diciamo, già collaudato in teatro. Devo dire, per me è stata, io per primo essere sorpresa, essere stato sorpreso da questo. Sì, Marco Torrisi invece per il teatro, diciamo, aspettavo chiamato io Edoardo De Filippo, erano dei frammenti di opere di Edoardo, aspettavo, abbiamo portato tutti in Europa, e lui faceva, io facevo Edoardo, e lui faceva, diciamo, Argento, che era l'assistente di Edoardo, anzi era l'amministratore, veniva licenziato 2 o 3 volte a settimana da Edoardo, e poi riassunto. E la prima cosa quando arrivò Marco, notai la sua postura che stava un po', cioè, sì, perché era proprio, mi ricordò Argento, guarda Argento, così da lì poi questo personaggio l'abbiamo trasportato nel cinema. Tu devi vedere il film, perché sì, quando mandano